vediamo brevemente un po' di cose che abbiamo detto sui numeri complessi nella scorsa lezione. Allora, un numero complesso scritto in forma algebrica è scritto così: A e B sono numeri reali, che sono il coefficiente della parte reale e il coefficiente della parte immaginaria. Poi abbiamo definito il coniugato di Z come A meno B, cioè quindi il numero che si ottiene cambiando segno al coefficiente della parte immaginaria. Poi abbiamo notato che Z per Z coniugato è uguale a un numero reale A quadro più B quadro, che prende il nome il modulo Z quasi. Quindi modulo Z è tutto uguale alla radice di A quadro più B quadro. Abbiamo anche detto che i numeri complessi li rappresentiamo sul piano di Gauss. E che, diciamo, un numero complesso corrisponde a un vettore, per ora solo della fisica, poi in analisi 2 vedremo gli spazi vettoriali. E quindi in particolare, dato z, z coniugato è il vettore che si ottiene facendo una simmetria rispetto all'asse delle ascisse. E invece modulo z rappresenta la distanza dall'origine. Quindi abbiamo anche, diciamo, da queste formule abbiamo scoperto anche facilmente che 1 su z non è altro che z coniugato diviso per modulo di z quadro, e naturalmente è definito per ogni z diverso da z. Abbiamo poi visto che, o almeno accennato, che non ho fatto tutta la dimostrazione, ho detto che appunto potete farle in buona parte da questo esercizio, che con la somma e il prodotto definite nella maniera, diciamo, naturale, tranne per il fatto che i per i per definizione fa meno 1, i numeri complessi sono come i numeri reali un campo, cioè rispetto alla somma sono un gruppo abeliano, il prodotto è distributivo rispetto alla somma e tutte le altre proprietà sono tutte le proprietà di campo che abbiamo. Campo perché anche la moltiplicazione è commutativa. Quindi da quel punto di vista non abbiamo perso nulla in produrre questi nuovi numeri. Poi abbiamo, verso la fine della lezione della volta scorsa, abbiamo visto qualcosa sulla forma trigonometrica, che però per adesso non voglio ancora ripetere. Voglio invece vedere che questo campo non è ordinato, non è neanche ordinabile. E adesso specificherò in che senso. Le proprietà di campo di R, R era un campo ordinato, archimedeo e continuo, le altre tre proprietà ordinato, archimedeo e continuo, diciamo, non possono essere neanche messe in piedi, perché se non c'è una relazione d'ordine totale, io non posso parlare di campo ordinato, non posso parlare di campo archimedeo perché devo confrontare gli elementi, e non posso parlare di continuo perché devo dire le sezioni, no? Per dire la sezione, gli elementi di A devono essere tutti quanti minori degli elementi di B. E quindi in tutte le altre tre proprietà io ho sfruttato l'esistenza della relazione d'ordine. Andiamo a vedere che cosa si intende con il fatto che C non è un campo ordinato. Teorema: non esiste alcuna
relazione d'ordine totale Fuccini che goda delle proprietà X questo, vabbè, scriviamo una volta per tutte e due, però ogni esigenza è appartenente a C. Se notate, questo minore uguale l'ho scritto storto, perché in genere una relazione d'ordine si indica con un simbolo di questo tipo, però se ci metto proprio il minore uguale intenderò dire che sia la relazione d'ordine che per esempio estenda la relazione d'ordine minore uguale su numeri reali. Siccome all'interno dei numeri complessi c'è il minore uguale, all'interno dei numeri complessi ci sono i numeri reali, se ci scrivo minore uguale mi immagino poi quando ci vado a mettere due numeri reali che seguo il minore uguale lì. Invece, siccome la dimostrazione si fa per assurdo, sia esista una tale relazione. Allora, con che simbolo vogliamo indicare? Dovete dare un simbolo, usiamo un simbolo che ci ricordi il minore uguale, ma al tempo stesso non sia esattamente quello. Questa specie di minore uguale un po' deformato. Ok. Ripeto, questo teorema va usualmente sotto il nome che diciamo che C non è un campo ordinato. Perché appunto se ci fosse una tale relazione avrebbe quelle due proprietà di collegamento con la somma e il prodotto e potremmo dire C è un campo ordinato comunque questa relazione. Ok. Allora, proviamo a fare la dimostrazione per assurdo. Sia, supponiamo che esista una tale relazione. Sia x appartenente a c, allora abbiamo due possibilità. O x è maggiore o uguale di 0, oppure x è minore o uguale di 0. Dico sempre minore o uguale, maggiore o uguale, ma intendo sempre questa relazione d'ordine. Ok? Questo perché la relazione d'ordine è totale. In una relazione d'ordine totale posso sempre confrontare due elementi. Allora prendo un x e lo confronto con lo 0, nei complessi lo 0 c'è. E quindi o è maggiore o uguale di 0 oppure è minore o uguale di 0. Allora nel primo caso ottengo che x per x, cioè x quadro, è maggiore o uguale di 0. Nel secondo caso ottengo che meno x è maggiore o uguale di 0 e quindi meno x per meno x, che fa sempre x quadro, pure è maggiore o uguale di 0. Allora, la prima equivalenza viene dalla prima proprietà. Perché vedete, quando voi cambiate segno a una disequazione e ottenete la disequazione contraria, è come sommare ad ambo i membri della disequazione la stessa quantità. Allora, x c'è scritto là sopra, no? Se somma ambo i membri della disequazione la stessa quantità, la disequazione non cambia. Allora, a questa disequazione sommiamo meno x. Allora, x meno x fa 0, 0 meno x fa meno x adesso lo trovo dall'altra parte, quindi se x era minore o uguale di 0, meno x deve essere maggiore o uguale di 0. Quando andiamo a moltiplicare meno x per se stesso, però il problema è che fa sempre x quadro. Allora, siccome
Qui ho sfruttato la seconda proprietà. Quando faccio una moltiplicazione di numeri maggiori o uguali di 0, esce fuori un numero maggiore o uguale di 0. Ok? Quindi questa prima parte della dimostrazione sostanzialmente si può mettere così. Se avessi un campo ordinato, in un campo ordinato tutti i quadrati sono sempre maggiori o uguali di 0. In un campo lo 0 ci deve stare. Lo 0 veramente non è uguale a 0. In un campo ordinato tutti i quadrati devono essere così maggiori o uguali di 0. Ora, qual è il problema? Quindi meno 1, che è i al quadrato, deve essere maggiore o uguale di 0. Quando siamo arrivati a questo punto non abbiamo ancora trovato la soluzione, perché ripeto, io l'ho chiamata quando leggo scrivo, dico maggiore o uguale, però questa potrebbe essere un'altra relazione d'ordine in cui effettivamente meno 1 è maggiore o uguale di 0. Il problema non è solo questo, il problema è che anche 1 è un quadrato eppure lui dovrebbe essere maggiore o uguale di 0. Allora, nei complessi sono quadrati sia i numeri positivi che i numeri negativi, in particolare sono 1 è un quadrato e meno 1 pure è un quadrato, quindi tutti i quadrati sono maggiori o uguali di 0, quindi questi due numeri entrambi sono maggiori o uguali di 0. Beh, che cosa ne segue per la proprietà antisimmetrica? Questo numero è maggiore o uguale di 0, il suo opposto è maggiore o uguale di 0, oppure se preferite 1 è minore o uguale di 0, ma questa sono queste qui, no? Che vuol dire che 1 è uguale a 0. E questo è assurdo, perché tutti i campi possiedono almeno questi due elementi, 0 e 1, gli elementi neri di addizione e moltiplicazione, e devono essere diversi. Devono essere diversi perché, per esempio, uno dei due non è reciproco. Per la proprietà antisimmetrica, questa l'ho scritta così, però basta rifare lo stesso ragionamento di là, la posso scrivere anche così, cambiando segno. Meno 1 maggiore o uguale di 0 significa 1 minore o uguale di 0. Adesso 1 minore o uguale di 0 e 1 maggiore o uguale di 0, proprietà antisimmetrica di qualunque relazione d'ordine: se un numero è minore o uguale di 0, se un numero è maggiore o uguale di 0, deve essere questo. Se x è minore o uguale di y, in sostanza, x è maggiore o uguale di y, x e y sono questi. Quindi si ottiene questa uguaglianza, che chiaramente è assurda. Quindi il tutto, ricordatevi che qui abbiamo due o tre ingredienti: il primo è che la relazione d'ordine è totale, il secondo è che in un campo ordinato tutti i quadrati sono positivi, non negativi, diciamo, e poi il terzo è che sia 1 che meno 1 sul quadrato. Allora il fatto che siano entrambi non negativi porta al fatto che 1 è 0. Abbiamo trovato una assurda. Una assurda è nato dall'aver ipotizzato che ci potesse essere una relazione d'ordine su C. Quindi su C non ci sarà mai una relazione d'ordine con queste proprietà. Ripeto, io posso sempre mettere una relazione d'ordine su C, però non è una relazione d'ordine utile, diciamo così, nel senso che non posso poi lavorarci sopra con quelle proprietà per farci le diseguaglianze. E questo è un fatto teorico, però è un fatto, ripeto, che ha importanti conseguenze pratiche. Ripeto, se questo fatto non fosse stato vero, allora probabilmente i prezzi sarebbero numeri complessi. Ma così non è. Quindi questo è qualcosa che effettivamente perdiamo andando in C. Adesso andiamo a vedere invece quello che guadagniamo, perché da una parte è vero che per molte cose i numeri complessi non si usano, però è pur vero che per altre cose si usano. Quindi qua adesso c'è un bilancio, insomma, ci sono casi in cui conviene usare i numeri complessi e casi in cui non li possiamo proprio usare perché ci servono le integrazioni. Chiaro? Allora,
ripeto, poi abbiamo introdotto la forma trigonometrica. Prendo z appartenente a C, indico, porrò il modulo di z, cioè radice di a quadro più b quadro. Supponiamo di aver già scritto z in forma algebrica. Allora, esiste un unico delta compreso tra 0 e 2π greco. Questo delta si chiama per definizione argomento di z, tale che z sia uguale a ρ cos θ più π sin θ. Ok? Poi abbiamo anche osservato che se prendo un altro numero W, sempre appartenente a C, questo si scriverà come, sempre in forma trigonometrica, come sigma il coseno di φ più i seno di φ. E poi abbiamo provato a fare il prodotto z per W e usando le formule di addizione della trigonometria abbiamo scoperto che questo veniva ρ sigma per coseno di θ più φ più i seno di θ. In particolare il modulo di ZW, se lo fate, dovete fare, vabbè, supponiamo che siamo al quadrato, dovete fare questo al quadrato che moltiplica il quadrato di questo più il quadrato di questo, ma il quadrato di questo è il coseno quadro, il quadrato di questo è il sen quadro, senza la i, quindi sen quadro dello stesso numero, dello stesso angolo, e quindi coseno quadro più coseno quadro fa 1. Quindi questo qua è uguale a modulo z quadro per modulo z quadro. Estraendo la radice scopro che i moduli si moltiplicano. Cioè quando faccio la moltiplicazione di due numeri complessi, il modulo del prodotto è uguale al prodotto di due. Si usa poi anche dire che le fasi o gli argomenti, come più correttamente si chiama in matematica, si sommano. Questo perché l'argomento di ZW, di Z per W, qua ho scritto in maniera diversa. L'argomento del prodotto è la somma degli argomenti. In verità dovrei aggiungere qua una parentesi dove metterci due pi greco in mezzo. Questo l'abbiamo visto l'altra volta, somma modulo 2π greco, nel senso che l'argomento di un prodotto di due numeri complessi è uguale alla somma dei due argomenti a meno di un multiplo di 2π greco. Ok. Va bene. Se è il prodotto di soli due numeri complessi, probabilmente, cioè, bisognerà addizionare 2π greco o sottrarre 2π greco, perché ovviamente al massimo sottrarre 2π greco, perché i due numeri complessi di partenza avevano un argomento compreso tra 0 e 2π greco, quindi l'argomento del prodotto sarà compreso tra 0 e 4π greco. Se è compreso tra 0 e 2π greco sta a posto, se è compreso tra 2π greco e 4π greco ci devi togliere 2π greco. Ok. Adesso, oltretutto, abbiamo anche detto che in realtà queste due formule, che sono molto facili da ricordare, è difficile dimenticarsi una cosa del genere, i moduli si moltiplicano, gli argomenti si sommano, non è una frase bella, ben strutturata, non ha una forma di simmetria, quindi diciamo non è possibile invertire termini e ricordarsela in maniera errata. In realtà, per chi ha fatto poca trigonometria, questo fatto aiuta a ricordarsi le forme di addizione, se è così, perché basta prendere due complessi, per comodità ci mettete modulo 1, fate il prodotto e quello deve venire coseno di teta più φ più i seno di teta più φ. Allora prendete coseno di teta più sen teta per coseno di φ più sen φ, il quale il prodotto è quello che viene sulla parte reale,
è uguale a cosine di teta più fi, quello che viene sulla parte, sul coefficiente della parte immaginaria è uguale a sempre. Quindi aiuta parecchio. Vediamo altre conseguenze. Allora, vediamo un po'. Z quadro, z cubo, z alla quarta. Facciamo un caso particolare. Vabbè, facciamo poi in generale z alla n. Scrivo prima che è z alla n. Z alla n, naturalmente suppongo che z in forma trigonometrica sia rho per cosen theta più i sen theta. Allora, se z è uguale a cosen theta più sen theta per rho, z alla n quanto fa? I moduli si moltiplicano, gli argomenti? Allora, vediamo un po'. Cominciamo con z quadro, se non mi viene in mente subito la formula, allora cerchiamo di farvela venire in mente con... Se faccio z quadro, qua ci devo mettere rho quadro per coseno, qua cosa è quadro, coseno di 2 terzi più i seno di 2 terzi. Cioè, fate come caso particolare w uguale z, z cubo moltiplicato z per z quadro verrà rho cubo, rho quadro per rho fa rho cubo, per coseno di 3 più i seno di 3 teta, che teta più 2 teta fa 3. Vabbè, z alla quarta, rho alla quarta per coseno di 4 teta più i seno di 4 teta, e in generale z alla n, oh, visto che con le buone coseno di n teta più i seno di n teta. C'è un altro modo di sviluppare per esempio z cubo? Z cubo era rho per coseno di teta più i seno di teta tutto al cubo. C'è un altro modo alternativo di sviluppare questo cubo? Vabbè, rho cubo lo scrivo perché cubo di a per b è il cubo di a per il cubo di b, però quest'altro cubo è il cubo di una somma, e come si fa il cubo di una somma o di un binomio? Allora cominciamo a scrivere cos cubo teta, che poi chi è? Oh, sarà, aspettate, questa la dite subito perché ve la ricordate alla somma, ma poi alla fine che cos'è? Non è altro che un caso particolare della formula del binomio di Newton che abbiamo visto, abbiamo dimostrato la pendenza. Allora, quindi cosen cubo teta meno, anzi no, più 3 cos quadro i cos quadro teta seno di teta più, anzi meno 3 cos teta sen quadro teta. La i è diventata quadrata, meno 1 meno i sen cubo teta. Allora, il cubo del primo termine, il cubo del secondo termine, il cubo del secondo termine è sen cubo teta, poi c'è il cubo di i per i per i fa meno i, perché 2 i fanno meno 1 a moltiplicare. Poi abbiamo 3 volte il quadrato del primo per il secondo più 3 volte il primo per il quadrato del secondo, ma il quadrato del secondo è meno. A questo punto, confrontando questa espressione con questa, cosa scopro? Coseno di 3 teta a chi è uguale?
cos cubo teta meno 3 cos teta, se il quadro teta. O se volete potete mettere in evidenza così in letto. La parentesi non è. Se in cubo teta chi è? Se in cubo teta è uguale a meno, scusate, seno di 3 teta è uguale a meno se in cubo teta a più 3 sen teta lo squadro teta. E che cosa abbiamo ottenuto senza fare grossa fatica? Le formule di triplicazione di seno e coseno. Quindi, analogamente, facendolo per 4, facendolo per n, otterrò delle formule che saranno di quadruplicazione o di n duplicazione di seno e coseno. Ovviamente ci saranno più termini, ci potranno essere più termini. Semplicemente perché lo sviluppo di binomi non ci sono più termini. I termini vanno raggruppati in due gruppi, parte A e parte B. Queste forme si chiamano formule di De Moivre, mi pare di De Moivre, se non vado, se la memoria non mi inganna. Due queste qua. Ok. Però quello che vi deve rimanere in testa non è questo, è quello che vi deve rimanere in testa è che se io voglio trovare una formula di per coseno di 3 alfa, coseno di 3 teta, semplicemente mi faccio il cubo di coseno teta più sen teta da una parte con sfruttando quello che abbiamo visto sulla, sul prodotto di numeri complessi e quindi usando queste formule, dall'altra parte usando la formula del binomio di Newton uguaglio e trovo facilmente. Quindi non ho bisogno, in effetti per chi magari ha fatto un po' di trigonometria queste sicuramente non se le ricordava, però quelle di duplicazione se le ricordava. Quindi z quadro da una parte è uguale a rho quadro coseno di 2 teta più i seno di 2 teta e dall'altra parte è uguale a rho quadro per cos quadro teta meno sen quadro teta più 2i sen teta cos teta quadrato del primo, vabbè z l'ho cancellato, chi era? Quadrato di cos teta più il quadrato di sen teta più il doppio prodotto. Quindi come vedete seno di 2 teta è uguale, vabbè la i la metto fuori così in maniera tale che sia uguale a questo, il coseno di 2 teta è uguale a questo, che sono le usuali forme di triplicazione se volete. Allora a io non ho nulla in contrario, va bene, formule di addizione, formule di duplicazione, quelle si usano spessissimo e quindi uno dovrebbe sapere e saper usare all'impronta, però non ho nulla in contrario se, diciamo, nel caso che proprio uno faccia fatica o viceversa, quando uno normalmente non fa fatica però abbiamo formule di triplicazione quindi, oppure formule più difficili, che uno se la ricavi, a patto che due cose: uno, vabbè, che ci metta un tempo finito, è una cosa opportuna, finito e non troppo grande, ma soprattutto che controlli quello che sta scrivendo. Il controllo è una diciamo, qua non c'è bisogno di un granché di controllo, perché magari se uno ha fatto trigonometria se lo ricorda che sono queste. E quindi, però, appena viene il minimo dubbio su quello che uno ha scritto, uno deve controllare. Le formule, per esempio quelle di trigonometria, non esiste che voi... Allora, può esistere che voi scriviate una formula sbagliata.
Ma non esiste che mi facciate, che ne so, un'intera pagina di conti usando una formula sbagliata e poi mi veniate a dire, quando io vi quella pagina non me la considero, dice, ma no, ma quello è un errore di conto, perché poi se quello lo facevo così, quella formula era giusta, poi il resto era fatto bene. Non esiste una maniera più assoluta, perché se io ho un dubbio su una formula si controlla in 100.000 modi. Per esempio, ci metto un valore di delta e vedo se funziona. Se la formula è sbagliata, il 99% non funziona. Chiaro? Quindi non esiste, dice, questo tipo di atteggiamento è come il tipo di atteggiamento dell'ingegnere che piglia, fa crollare il ponte, dice, ma sul manuale c'era scritto questa formula. Poi uno non aveva visto che quella formula in quel caso non si applicava. È chiaro? Cioè tu non è che costruisci prima il ponte, così, e poi il ponte crolla, perché una formula è sbagliata. Voi naturalmente vi siete iscritti non a ingegneria civile per non avere responsabilità di particolare conto. Questo non mi assolve dalle vostre responsabilità. Allora, il concetto è che non esiste possibilità che non venga sanzionato un atteggiamento nel quale io prendo una cosa che è facile da controllare, che è errata, e ci costruisca tutto un ragionamento su. Prima di procedere con il ragionamento o con i calcoli o con la risoluzione di un problema, uno deve essere ragionevolmente certo, poi ci sono sempre possibilità di errore, però ragionevolmente certo che i capisaldi da cui parte siano effettivamente corretti. Ok, adesso sempre sui numeri complessi vediamo un problema più interessante, che è il problema dell'estrazione della radice annesa. Estrazione delle, perché saranno più di uno in generale, delle radici ennesime di un numero complesso. Allora, cominciamo con la definizione di che cos'è una radice ennesima. Def W si dice radice ennesima di Z, se solo se per definizione W alla N è uguale a Z. Naturalmente stiamo parlando di numeri complessi. Una radice ennesima è un numero che elevato al quadrato, W appartenente a C, si dice radice ennesima di Z appartenente a C se e solo se W alla N uguale a Z. Si dice, dice la D scritta male, me lo volete dire io? Si dice. Ho fatto una crasi. Si dice è diventato si dice. Per risparmiare gesto, tempo. Ok, allora cerchiamo di concentrarci invece sul problema matematico. Questa cosa come funziona sui reali? Per esempio, una radice quadrata di 9 chi è? E poi? Anche meno 3. Quindi le radici quadrate di 9 sono 2. Le radici cubiche di 27 invece sono 3. Quindi le radici dispari sono sempre uniche. Invece le radici quadrate possono essere 2, ma possono essere anche nessuna, perché se faccio la radice quadrata di meno 9 non esiste alcun numero reale che elevato al quadrato faccia meno 9. Quindi, e questa cosa funzionava in maniera simile per tutti gli esponenti pari e dispari. Cioè, quando ho un numero reale, se sto facendo una radice di dispari, allora la radice esiste sempre ed è unica. Se invece sto facendo una radice di esponente pari,
Allora la radice non esiste se il numero è negativo, perché ovviamente un numero reale elevato a un esponente pari da sempre un numero maggiore o uguale di 0. Viceversa, ne esistono due nel caso in cui stia facendo una radice reale esponente pari di un numero positivo. Per esempio, radice quarta di 81, c'è 3, ma c'è anche meno 3. Radice quarta di 9, radice quarta di 9, chi è? Più o meno radice di 3. Un 2 la posso portare, una radice quadrata la posso semplificare, poi mi rimane la radice quadrata di 3. No? Se faccio radice quarta di 9, 9 è 3 al quadrato, se lo considero secondo questa definizione, cioè ho una definizione simile in R come equazione, allora questa è più radice di 3 e meno radice di 3. Se lo considero come funzione, vedremo che prenderò sempre solo la determinazione filiale, la determinazione positiva. Ok, quindi è una situazione un po' strana, un po' articolata, che non si capisce bene, cioè le radici sono una in certi casi, due in certi casi, zero in altri casi, e non è chiarissimo. Vedremo invece che con numeri complessi le cose teoricamente si capiscono meglio. Poi ci sta qualche problema a fare più, qualche problema a fare, diciamo, magari a fare i conti. Ma le cose si capiscono, dal punto di vista della teoria, si capiscono in modo molto più semplice. Vediamo un po'. Allora, noi ci siamo abituati a usare la forma trigonometrica e a scrivere z uguale a rho cos theta più sin theta, e poi a scrivere w, abbiamo sempre usato sigma coseno di phi più seno di phi. Allora, innanzitutto w alla n l'abbiamo fatto poc'anzi, quanto fa? Sigma alla n e coseno di n phi più i seno di n. Adesso, quando impongo che questo sia uguale a z, cioè sia uguale a rho cos theta più i sin theta, cosa ne posso dedurre? Ne posso dedurre due equazioni. Posso uguagliare, cioè, vabbè, dal punto, se li avessi scritti in forma algebrica, due numeri complessi sono uguali se e solo se sono uguali contemporaneamente, sia la parte reale che la parte immaginaria. Beh, diciamo, per quanto riguarda invece la forma trigonometrica, cosa posso dire? Che devono essere uguali sia modulo che volume. Quasi. Questa deve essere uguale. E poi n theta deve essere, scusate, n phi deve essere uguale a theta modulo 2 pi. O per meglio dire, più precisamente, deve essere uguale a theta più 2k pi greco, dove k è un opportuno numero intero. Cioè un opportuno, un qualunque numero intero. Questo perché? Perché vedete che il motivo è lo stesso di quando facevamo le moltiplicazioni. N phi, theta e theta compaiono solo sotto le funzioni di seno e coseno. Quindi se invece di avere un certo valore di quell'angolo, questo valore io lo altero aggiungendo un multiplo di 2 pi greco, l'angolo cambierà, però avendo fatto un giro completo o più giri completi, il valore di seno e coseno non cambia, perché le funzioni di seno e coseno sono periodiche di periodo 2 pi greco. Quindi io non posso stabilire direttamente che questo sia uguale a questo, ma posso stabilire semplicemente che questi due sono uguali a meno di un fattore additivo
2k pi. Ok, allora andiamo a vedere cosa ne posso ricavare. Allora, da questo in realtà chi sono i dati del problema e chi sono invece le incognite che voglio ricavare? I dati del problema sono theta e rho, perché io conosco z, e invece voglio ricavare sigma e phi. Allora, per quanto riguarda sigma è facile, sigma è la radice ennesima aritmetica di rho. Qua si prende sempre quella col segno più, per quale motivo? Beh, innanzitutto rho è maggiore o uguale di 0, perché è un modulo. E quindi la radice ennesima, qualunque radice, si può sempre fare. Poi si prende quella con la determinazione positiva, anche nel caso che ce ne sono due, come che ce ne siano due, come nel caso di n pari. Perché? Perché sigma a sua volta è un modulo, quindi se per esempio qua c'è 2 e qua c'è 4, la radice quadrata di 4, posso prendere solo 2, non posso prendere meno 2 perché quello è un modulo. Quindi questa, diciamo, la determinazione di rho, di sigma, scusate, è univoca. Per quanto riguarda invece la determinazione di phi, teoricamente phi è uguale a theta più 2k pi greco fratto n k appartenente a 0. Quindi siccome k è arbitrario, a ogni k qua corrisponde un valore di phi diverso, e quindi per phi io ho infiniti valori diversi, ho infinite soluzioni per phi e sono tutte diverse come angolo, ma non danno tutte soluzioni diverse come W. A me non interessava phi, interessava W, una radice ennesima. Allora vediamo un po' quando è che due numeri W hanno sono uguali in forma trigonometrica? Devono avere lo stesso modulo, oppure per quanto riguarda invece i loro argomenti, gli argomenti devono essere uguali a meno di 2 pi greco. Allora vediamo un po' se questi infiniti valori di phi per caso si ripetono, diciamo, o due di questi valori di phi sono uguali a meno di multipli di 2 pi greco. Per fare vedere questa cosa senza fare la, insomma, posso dedurlo in un rigo come deduzione astratta, però lo stesso non ci capireste molto. Facciamo meglio andiamo a vedere quali valori di phi vengono. Allora, cominciamo a mettere k uguale 0. Allora, chiamiamo questo valore phi 1, e quindi quando mi viene? Mi viene theta fratto n. Allora, se mettessi allora, se ci mettessi k uguale meno 1, mettiamo anche solo k uguale meno 1 da questa parte, chiamiamola phi 0, quindi verrebbe theta meno 2 pi greco fratto n. Allora io sono sicuro che questo numero qui è negativo, questo numero qui invece è così, perché theta, se vi ricordate, teta di partenza era compreso tra 0 e 2 pi greco. Ok? Poi andiamo a phi 2. Phi 2 è quello per k uguale 1, quindi è teta più 2 pi greco fratto n. Ora, supponiamo che n sia grande. Questo numero io dico che è ancora minore di 2 pi greco. Se n è grande, sicuramente minore di 2. Diciamo che n è 11, per esempio.
Allora, questo qua, questo è la minore di 2π greco, questo è minore di 2π greco, diviso 11, o diviso un n, abbastanza greco, è minore di 2π. Fin quando continua questa storia? Andiamo al caso che k sia n meno 1. Allora, phi n è uguale a teta più 2π greco per n meno 1, tutto fratto n. Allora, siccome questo addendo è minore di 2π greco, il tutto è minore di 2π greco per n fratto n, che è uguale a 2π. Quindi siamo ancora per valori compresi tra φ1 e φn, per valori compresi tra 0 incluso e 2π greco escluso. Però possiamo già notare, lo scrivo da questa parte, che φn è anche teta più 2π greco, scusate, teta su n più 2π greco meno 2π greco fratto n. Allora, teta su n, 2π greco n fratto n, ho scritto 2π greco, e poi ho fatto meno 2π greco fratto n. Quindi, come vedete, questa radice qua, allora, quando andavo verso sinistra, passavo il valore di k, uscivo fuori, subito fuori dall'intervallo 0,2π. E allora sono andato da questa parte, perché cominciamo con scrivere i valori di φ corrispondenti a numeri compresi tra 0,2π. Allora, questi valori di φ come sono fatti? C'è un certo, chiamato l'offset iniziale, una certa cosa da addizionare all'inizio, e poi scattano ogni volta, scattano in maniera, ci sono degli addendi, lo stesso addendo che viene riportato più volte, cioè questo aumenta di 2π greco su n, poi aumenta un'altra volta di 2π greco su n, 2π greco su n, fino a qui. E qui siamo ancora a un numero minore di 2π greco. Allora, come vedete, però, questo numero minore di 2π greco è esattamente 2π greco in più di φ0. Teta su n, meno 2π greco su n, più 2π greco. Quindi l'ultima radice ripete il valore φ0, scusate, l'ultima radice, l'ultimo valore di φ ripete il valore di φ0, che era quello che usciva fuori dall'intervallo 0π greco abbassando il valore di k. Andiamone a farne un'altra, giusto per... Se faccio φ con n più 1, ottengo teta più 2π greco per n fratto n, e quindi viene teta su n più 2π greco. Cioè, anche qui, incrementando di 2π greco su n, come φ con n ripeteva φ0, φ con n più 1 ripete φ1. Beh, a questo punto potete facilmente dimostrare per induzione che tutte quelle successive ripetono, diciamo, quella, se uno di questi valori ripeteva uno di, a meno di un multiplo intero di 2π greco, uno dei valori che già c'erano nella lista, quello successivo ripete quello successivo, tranne quando, se una di un valore che sta andando avanti in questa lista ripete φ con n, il valore successivo non ripeterà, vabbè, ripete φ con n più 1, che però ripeteva φ1. Quindi mano a mano, vabbè, lo faccio prima a rappresentarlo graficamente. Questo che vuol dire? Andiamo a scrivere le radici wj uguale radice ennesima di ρ per coseno di teta su n più 2jπ greco fratto n più i seno di teta, ma chiamiamole k, abbiamo sempre chiamato k, non introduciamo altre lettere quando non è necessario, teta su n più 2k pi greco su n. Mettiamoci qua per chiarezza, mettiamoci meglio una parentesi qua. Ok, adesso cominciamo a scrivere i valori di k per k che va da 0 a n. Allora, supponiamo che questo sia teta su n
poi cerchiamo di farne per esempio 4, mettiamo n uguale 4, allora faccio 4 perché è più facile far di sì. Allora, la prima è teta su n, allora questo è il primo numero, dove lo devo andare a collocare? Lo devo andare a collocare su una circonferenza di raggio radice ennesima, radice quarta di rho, vabbè, lasciamo scritto n, poi n uguale a 4 c'è scritto qua sotto. Allora, z poteva avere, dipende da com'era rho, se rho era maggiore di 1 sicuramente era molto più lungo, perché quando faccio la radice quarta di rho diventa più vicino a 1. Se invece rho fosse stato compreso da 0 a 1, la radice quarta di rho è più grande. Comunque, radice sì, ennesima di rho. Okay. Perché devo collocare tutte le radici, le devo collocare? Allora, andiamo per ordine. Wk, come è fatto? Wk, se lo elevo alla n, mi dà radice ennesima di rho elevato alla n, mi darà rho. Questo, diciamo, moltiplicato, questa parentesi quadra moltiplicata n volte, mi darà coseno di teta più 2k pi greco più iseno di teta più 2k pi greco. Siccome k è un numero intero, mi darà coseno teta più iseno. Quindi mi darà esattamente, elevando alla n, scopro che wk alla n fa z. Quindi a ogni scelta di questi valori, per quanto riguarda l'argomento di W, corrisponde una radice ennesima di Z. Ora dobbiamo capire quali radici ennesime sono diverse e quali invece si ripetono. Allora, per K compreso tra 0 ed N, che significa? Significa che io parto da un certo angolo, quindi come ho... Allora, i moduli sono tutti uguali, che significa che i numeri devo andare a rappresentare tutti quanti sulla stessa circonferenza, perché se i moduli sono uguali, la distanza dall'origine è uguale, allora saranno tutti sulla stessa circonferenza di centro d'origine. Per quanto riguarda invece gli argomenti, parto da un certo valore, cioè teta su n, e poi devo incrementare questo valore di scatti che vanno, che sono esattamente pari a 2π greco su n. In questo caso ho scelto n uguale 4, quindi 2π greco quarti fa π greco mezzi, π greco mezzi sono 90 gradi, quindi lo devo incrementare a scatti di 90 gradi. Quindi vado a finire qua, vado a finire qua, vado a finire qua. Quando ho finito questa situazione, le radici si ripetono, perché vado a rifare la stessa cosa, ho fatto un giro completo e poi naturalmente la situazione si ripete. Se viceversa decremento k, quindi passo da k uguale a 0, come in questo caso a k uguale a meno 1, significa semplicemente fare la cosa al contrario, cioè muoversi su questa figura al contrario, e quindi le radici si ripetono in ogni caso. Quindi quali sono gli unici valori degli argomenti che mi è sufficiente prendere? Da 0 fino a n-1. E allora quante radici ennesime diverse ci saranno? N. No, è un caso questo, non è un caso. Non è un caso. Adesso diciamo, vedremo perché. Ho fatto le 11. Allora facciamo una pausa e poi vediamo tutte le conseguenze di quello.